Continuiamo con il Consiglio Comunale e il punto all'ordine del giorno è il punto numero 3 e si tratta dell'accettazione della Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 267 del 2000 per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra il Comune di Rossano Veneto e il Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino. Prima di passare alla votazione e dell'accettazione della convenzione, invito il comandante Scarpellini, che è qui presente e che ringrazio, a presentarsi e a presentare al Consiglio la convenzione stessa. Vuole prendere posto? Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Giovanni Scarpellini e sono il comandante della Polizia Locale Nord-Est Vicentino, che è stato istituito nel 2006 da 12 comuni fondatori. Sono stati lungimiranti i padri fondatori perché hanno pensato subito a un nome che poteva abbracciare proprio il nord-est di Vicenza. Hanno pensato di creare una struttura molto snella, molto all'altezza dei tempi, con un consiglio di amministrazione di sole 3 persone, un solo revisore del conto, insomma, doveva essere un organismo proprio votato al lavoro, all'operatività, deve essere sul territorio, gli agenti non devono essere sprecati in ufficio, ma devono essere sul territorio. È stata un'idea, devo dire, che fino adesso ha dato delle grandi soddisfazioni. Infatti dai primi 12 comuni fondatori se ne sono aggiunti altri 5 come consorziati, dopodiché se ne sono aggiunti altri 4 fino al numero di 21. E adesso speriamo, insomma, che si concretizzi una cosa positiva anche col comune di Rossano. Quali sono le peculiarità di questo consorzio? Il fatto di abbassare le spese. Cerchiamo di essere efficienti spendendo di meno e curando quelli che sono poi dopo le peculiarità della polizia locale, che sono quelle di essere preparati, di essere presenti, di avere un aggiornamento costante, di avere una specializzazione, cioè in ogni settore, dall'edilizia, dalle informazioni, polizia giudiziaria, contenziosa, eccetera, ci sono delle persone che sono molto preparate e riescono a fare da guida tutta la struttura. E poi dopo ci sono quei due principi che secondo me sono i migliori della buona pubblica amministrazione, che sono quelli della flessibilità e della sussidiarietà. Cosa succede? Pur avendo un numero di agenti che in realtà non è molto elevato, perché siamo uno ogni 2500 abitanti circa del territorio, abbiamo la possibilità di concentrarci nei momenti del bisogno. Solo per farvi un esempio, solo per chiarire la situazione, c'è il comune di Bressanvido che in un'occasione all'anno ha la festa della transumanza, che forse molti di voi conosceranno. Bene, in quella circostanza il consorzio riesce a mettere a disposizione del comune dai 20 ai 25 agenti, ecco, che si vanno a sommare, insomma, alla protezione civile, a tutti gli altri colleghi che sono sul territorio. Ecco, praticamente il comune di Bressanvido durante l'anno non ha bisogno di tanti agenti, ha bisogno in quella circostanza tutto il consorzio fa fronte alle esigenze. Stessa cosa per quanto riguarda gli altri comuni, noi cerchiamo praticamente di dare il prodotto richiesto dalla cittadinanza. C'è una massima che è sempre quella che ci ha accompagnato dall'inizio: mai dire di no se si può dire di sì. Nel senso che qualsiasi richiesta da parte dell'amministrazione dobbiamo farci in quattro per riuscire a realizzarla, ad essere presenti nel momento giusto, perché non possiamo essere presenti quando vogliamo noi, dobbiamo essere presenti quando c'è effettivamente la nostra necessità. Ecco, noi con il comune di Rossano pensavamo di valorizzare quella che è già la struttura della polizia locale interna, di valorizzarla al massimo, cercando di ottimizzare tutte le sinergie, tutte le positività che sono tante. Cerchiamo, insomma, di essere presenti quando ci sarà la necessità, in una massima trasparenza di quello che facciamo. Cioè, abbiamo fatto un programma dei servizi, che è quello che praticamente è stata la nostra peculiarità fino adesso, dove ogni agente segna fino al quarto d'ora quello che fa nel territorio e ogni comune può, attraverso il sindaco al quale vengono consegnate le chiavi d'accesso nel sito web, può andare a visionare esattamente cosa è stato fatto nel proprio territorio. Praticamente c'è una trasparenza totale della nostra azione che il sindaco, persona da questa delegata, può visionare e praticamente quello che è il costo è, mi piace parafrasare una pubblicità della Wind, sono minuti veri. Insomma, noi diamo un servizio
orari veri, nel senso che potete tutti quanti vedere che sono ottimamente documentati, senza scostarci minimamente da quelle che sono le indicazioni dell'amministrazione. Ecco, è inutile dire che il consiglio di amministrazione nostro è stato veramente entusiasta e felicissimo di approvare già con una delibera d'urgenza ieri mattina l'inizio di questi servizi, che poi verrà perfezionato nell'assemblea consortile, e sono tutti entusiasti di questa collaborazione, e faccio fatica a dire quanto sono contento io, perché anche in questa situazione di presentarmi direttamente alla comunità di Rossano, davanti all'eccellenza di Rossano, insomma è un qualche cosa che mi gratifica profondamente. Grazie mille. Grazie comandante. La situazione del nostro ufficio di polizia locale è nota, una serie di circostanze hanno portato ad oggi ad avere solamente una persona a 20 ore, e fra le varie soluzioni che avevamo pensato, questa la nostra maggioranza ha ritenuto che questa fosse la più percorribile e anche quella che ci dava in qualche modo delle buone garanzie. Conosco personalmente da anni il comandante Scarpellini e la ringrazio di essere qui oggi in questa domenica, per noi comunque molto importante. Do per letta la proposta di delibera e apro la discussione. Prego. Ecce Marco. Allora, per quanto riguarda questa convenzione, volevo, così, leggo due righe che mi sono fatto dagli appunti. Egregi consiglieri, in qualità di ex assessore a bilancio, devo sottolineare come la delibera di convenzione per il servizio di vigilanza mi preoccupa, sia per quel che dice, ma molto di più per quello che non dice, cioè quanto costa il servizio. La delibera dice quanto costa all'ora, ma non dice quale sarà l'impatto della spesa sul nostro bilancio. Di che risorsa disponiamo? Quali sono le risorse che disponiamo? Rispetto alla spesa per il personale 2012, spesa massima di riferimento per investirla nella scelta di una convenzione di vigilanza? Parliamo sempre che la convenzione non è annuale ma è triennale. E quante ore ci possiamo permettere entro il 31/12/2013? La risposta me la sono fatta io, dopo non lo so se sia corretta. Poche ore, pari al risparmio di una dipendente cessata dal lavoro. Ma poi siamo alla saturazione della spesa. Oltrepassarne il limite comporta la sanzione del divieto per 2014 di nuove assunzioni, a qualsiasi titolo, anche per il lavoro interinale. Non è che stiamo facendo, sicuramente nell'ottica della necessità, da noi stessi sperimentata, un passo troppo grande che poi è destinato ad attopparci? Se ritenete che questa spesa è la prevalente, fate pure. Con la previsione in delibera del costo e dell'impegno a rispetto della spesa storica del personale, ma non vi converrebbe approvare una convenzione fino al 31/12/2013 e nel frattempo fare i conti e decidere come spendere nel 2014? C'è da decidere sul segretario, e mi sembra che in passato ci si lamentasse della sua poca presenza, ed è giusto pagarlo ed averlo qui il più possibile, a meno che non abbiate cambiato idea. Nel corso del nostro mandato abbiamo sempre aumentato l'orario di alcuni part-time tecnici per migliorare l'andamento dell'ufficio. Se saturiamo la spesa coi vigili, non potremmo nel 2014 espandere i part-time tecnici da sempre richiesti dai responsabili. Non sarà possibile alcuna forma di ausilio agli uffici tramite lavoro interinale e nemmeno alcuna assunzione. È quello che vogliamo o volete? Io vi suggerisco una riflessione, ribadendo che il tetto di spesa per il personale, rispettato certo nella delibera di giunta comunale numero 75 del 25 giugno 2013, come da voi attestato, qui è posto in pericolo. Ricordate che vi abbiamo lealmente avvertito quando nel 2014 non potrete assumere rinforzi, prorogare contratti temporanei, espandere part-time,
investire nella produttività collettiva e individuale. Chiediamo solo, poiché la spesa per la convenzione incide sulla spesa globale del personale, nel nostro ruolo di controllori e garanti, che prima di approvare la delibera l'assessore al bilancio o l'amministrazione oggi ci attesti che la stessa viene rispettata, la stessa spesa viene rispettata per il personale e l'impegno di rispettare tale tetto nel 2012 anche nel 2013. In alternativa proponiamo che con emendamento su limiti soltanto la durata della convenzione del 2013, cioè praticamente la convenzione solo per 4 mesi, fino alla fine 2013, con l'impegno dell'amministrazione a non superare i tetti del 2012. Dopo 15 anni di amministrazione ci teniamo al personale di questo ente, sia di ruolo che precario, e alle loro legittime aspettative, poste in pericolo dall'eccessivo entusiasmo di una forma di collaborazione che, quanto a quello che si dice, si dimostri assai più costosa rispetto a una piccola convenzione fatta magari con comune limitrofo, vedi esempio Loria o Rosà, ma comunque è una scelta dell'amministrazione condivisibile, che se non altro non caricherebbe nell'importo orario le spese generali, perché se vengono qui e fanno un servizio ad ora, a 35, 37, 50 come è stato messo nella convenzione, sono ore effettive o da quando partono da Tiene? Questo è un... chiedo, potrei anche sbagliarmi, eh? Se si deve essere collaborativi con altri enti, non dovrebbe passare la logica delle ore, assai costosa e dannosa, ma quella della leale collaborazione dove da soggetto esclusivamente pagante si possa diventare soggetto che in qualche modo ricambi la prestazione. Certamente mi rimetto alle vostre riflessioni. Quello che volevo ottenere a dire in poche parole, tutto quello che ho letto, è se c'è la volontà, eventualmente con un emendamento, di fare una prova di una convenzione che duri 4 mesi, cioè fino a fine dell'anno, per vedere se abbiamo la capacità economica da sostenere anche nel 2014 e nel 2015 questa convenzione, perché oggi come oggi non abbiamo ancora deliberato o fatto il bilancio di previsione, che domani sarà definitivo per 2013, dobbiamo affrontare quello del 2014. Ma una cosa importante è che se sforiamo il tetto di spesa del 2012 del personale, del 2012 nel 2013, nel 2014 non potremo più confermare i part-time, certamente ci sarà anche di trovare le risorse per il segretario comunale, che adesso magari le risparmiamo perché è a scavalco, ma non può rimanere a scavalco per l'eternità. Ecco, volevo solo una riflessione, vedere se era possibile con questo emendamento portare la convenzione di fare come una prova per 4 mesi, per dopo eventualmente estenderla per 3 anni, a quello che è stato stabilito. Chiedo solo una riflessione in questa maniera. Certamente la vigilanza ne abbiamo bisogno, questo nulla toglie che siamo carenti e molto, è necessaria, però stando soltanto così una mia preoccupazione di non sforare questa spesa per il personale per 2013. Sì, Franco Marchiari. Per capire bene di cosa stiamo parlando, secondo me è importante fare una fotografia della situazione. Io partirei con un riferimento normativo. Ho trovato che la legge regionale 9 agosto 1988, numero 40, in cui sono scritte le norme in materia di polizia locale, prevede che per l'istituzione del servizio di polizia municipale ci sia un addetto per ogni 1000 abitanti. Attenzione, non è un'imposizione, è un'indicazione. Okay? Quindi nessuno sta dicendo che dobbiamo avere per forza 8 vigili, ma l'indicazione di massima data dalla regione è questa. È giusto capire come stanno le cose. Rossano fino a qualche anno fa aveva al suo servizio 5 persone, 4 agenti ed un amministrativo. In organico abbiamo attualmente solo 3 persone, che però sono purtroppo 3 persone in linea teorica, si traducono di fatto, senza entrare nei motivi personali di ognuno, in un'unica persona in servizio, che tra l'altro è assunta a tempo parziale. Quindi è palese che la situazione è molto grave e insostenibile, e quindi riteniamo opportuno intervenire su questo aspetto.
secondo me sarebbe giusto chiedersi di chi sia la responsabilità e politica e tecnica per aver fatto degenerare così le cose, insomma, se potete magari poi spiegarci cos'è accaduto. Venendo all'attuale provvedimento, si propone la gestione del servizio in forma associata tra il comune e il consorzio di polizia locale. E ci tengo a precisare alcune cose, che il servizio gestito in questo modo è antieconomico. Non me ne voglia il comandante che è qui presente, io intendo che il costo orario del personale è sicuramente superiore del non costo del personale interno. Dall'altro è sicuramente meno radicato nel territorio. Un agente che conosce bene il suo paese sa come muoversi, sa dove andare, sa come fare. Non sto mettendo in dubbio la professionalità del consorzio, che sicuramente è molto alta, ma sicuramente non conosce questo territorio, non è di questo territorio, anche se ad onor del vero il consorzio lavora anche nel comune limitrofo di Cassola, mentre tutti gli altri comuni sono della zona di Piene e Schio. Volevo anche un attimo precisare una cosa. Nella conferenza che abbiamo fatto dei capigruppo lunedì scorso c'era stato presentato questo provvedimento come un provvedimento temporaneo di soli 3 mesi per tamponare la situazione. L'amministrazione in seguito poi ha scelto di spostarlo a 3 anni e 3 mesi. Sinceramente, per i 3 mesi per tamponare la situazione, a me sembra un'idea anche valida. Credo che avere una convenzione di 3 anni, pur con la possibilità di poter cedere in qualsiasi momento con 30 giorni di preavviso, ti metta nella situazione dal punto di vista psicologico di sapere che il problema in qualche maniera è risolto. Fare una convenzione più breve e cercare di risolvere il problema in altri modi, e poi vedremo quali sono i modi possibili, ti mette nelle condizioni di dire: affronto il problema, non aspetto altri 3 anni. Chiedo all'amministrazione di cercare tutte le vie possibili per affrontare in maniera più lungimirante il problema, per esempio utilizzando la mobilità interna. Non sono stato lì, mi scuso, forse ho detto una bestialità troppo grande, manca anche un dipendente, un amministrativo, penso che si possa ragionare per spostare qualche altro dipendente. C'è poi la mobilità esterna e c'è anche la gestione associata con altri comuni limitrofi sul modello che abbiamo avuto qui vicino con Cassola, Mussolente e Romano, che per alcuni anni hanno gestito alcuni servizi, tra cui quello della polizia locale assieme. E chiedo che però questo, l'impegno dell'amministrazione, venga fatto in tempi ragionevoli, non sicuramente nell'arco di 3 anni, ma venga fatto in tempi di 4, 5, 6 mesi. E quindi la convenzione deve essere solo un tampone per una situazione di gravità temporanea. Grazie, io passo la parola per quanto riguarda la parte tecnica all'assessore Ganassin, poi mi riservo l'intervento per quanto riguarda la parte, diciamo così, più politica. Buonasera a tutti, rispondo al consigliere Marcon per quanto riguarda la parte dell'impegno di spesa, che verrà fatto intanto di 1 mese, poi prorogato di altri 3 mesi per tamponare proprio questa situazione di emergenza che abbiamo trovato. È ovvio che poi opereremo in modo lungimirante nell'ufficio interno, cercando di sistemare quello. La convenzione è stata fatta durare fino al 2016 proprio perché non comporta nessun obbligo da un punto di vista economico, ci si può ricedere dando un preavviso di 30 giorni e quindi questo è semplicemente una tutela che ci diamo, ma è ovvio che quello che noi intendiamo di fare è lavorare per quanto riguarda i nostri dipendenti e trovare una soluzione stabile da partire da gennaio. Insomma, questa è solo una soluzione tampone e la spesa, il tetto di spesa del personale è ovviamente rispettato per il 2013. Nel 2014 andremo ad operare in maniera diversa. Grazie.
Sì, per quanto grazie Assessore Ganassi, grazie anche a Dezio Marco e Franco Marchiori per le precise valutazioni e le precise domande. Indubbiamente lo Stato si impone delle regole ferree, soprattutto per quanto riguarda la spesa del personale, che non può essere superata, che ci mette dei lacci importanti, lacci che diventano ancora più insopportabili nel momento in cui non manca personale negli uffici, diciamo così, amministrativi, ma quando il personale viene a mancare per una serie di motivazioni, le più strane, le più valide, purtroppo una anche grave, all'interno del nostro ufficio di vigilanza, che fino a 10 anni fa aveva oltre le 5 unità, quindi era un ufficio modello anche per quanto riguarda il territorio. Noi siamo stati eletti 3 mesi fa, la situazione era nota anche da chi ci ha preceduto, però se anche chi ci ha preceduto non ha saputo trovare delle soluzioni immediate proprio per i lacci che anche loro hanno dovuto subire, noi stessi ci siamo trovati nella stessa identica situazione. Abbiamo ritenuto che il problema della vigilanza nel comune di Rossano fosse uno dei problemi, non il principale, ma uno dei più impellenti. Sappiamo benissimo che cosa comportano dei passaggi burocratici per il consorziarsi eventualmente ad ore per comperare, detto volgarmente, delle ore dagli altri comuni. Sentite anche le esperienze del consorzio che si era creato con i comuni di Mussolente, Cassola e Romano, abbiamo messo proprio sul tavolo tutte quelle che potevano essere i pro e i contro delle singole soluzioni che potessero in qualche modo dare una risposta in tempi brevi e certi a quella che ormai era diventata un'emergenza insostenibile, sottolineata quotidianamente da tutti i cittadini che ci incontravano per strada. La proposta fatta dal Consorzio Nord-Est Vicentino, oltre ad essere una proposta aperta, perché appunto, come sottolineavate anche voi, noi possiamo ricevere il contratto in un mese, ci poteva anche offrire la garanzia di un supporto immediato con la possibilità di avere come base logistica la vicina Cassola, che lasciato il consorzio con Romano e Mussolente si è aggregata al consorzio del Nord-Est Vicentino e rispondeva a pieno a quelle che erano le nostre esigenze nell'immediato. Per quanto riguarda la parte tecnica, ha già risposto l'assessore Ganassin, però mi piace sottolineare che non solo siamo attenti alla spesa del personale, ma abbiamo anche in mente, così come detto in campagna elettorale, di rivedere un po' la spesa generale del personale, valorizzando quelle che sono le eccellenze all'interno del nostro comune e andando ad operare anche sistemi di mobilità interna laddove non siano preclusi i diritti di ogni singolo. Ci sono due, c'è sempre per un amministratore, e penso che Ezio questo l'abbia provato da amministratore prima di me, c'è sempre un dualismo, ci sono sempre due parti che si confrontano, no, nel nostro interno, che si mettono a confronto. Quello che vorrei, i tedeschi direbbero was ich möchte, quello che io desidero fare come amministratore e quello che io posso fare come amministratore, cioè quello che io scanna, quello che io posso, ho la capacità di fare. In questo momento preciso, per dare una risposta utile e immediata alle esigenze dei nostri concittadini, quello che io posso fare è questo. Quello che io desidero fare è ricreare un ufficio polizia locale con un contingente degno di questo nome, con delle persone che operino per i cittadini, con delle persone che conoscano il territorio, ma su questo non ho dubbi perché i confinanti Cassola, amici di Cassola che non conoscono Rossano, ma un ufficio che funzioni a 360 gradi. Arrivare eletti e avere l'unica persona di vigilanza 20 ore in ferie, perché giustamente ha dovuto usufruire delle ferie,
e adesso è in malattia, però sì, ha fatto le fede, quindi siamo stati completamente scoperti. Non è stata una cosa, non è stata un'emergenza semplice da controllare. Io devo ringraziare e dare tutta la mia riconoscenza anche ai carabinieri di Rosà, perché io ho chiesto che potessero pattugliare di più Rossano, vista questa emergenza, e loro non si sono assolutamente tirati indietro, anzi hanno accettato, hanno cercato di fare il possibile per noi. Quindi questa è la situazione del possiamo fare. Se voi mi chiedete un impegno di non aspettare 3 anni per risolvere il problema, io vi dico che nelle more di quello che ci consentirà di fare la legge e nelle more di quello che riusciremo a strappare nelle contrattazioni sindacali, nei tavoli con le RSU, faremo in modo che il nostro ufficio di polizia municipale torni ad essere un ufficio con delle persone che lavorano, con più persone che lavorano dentro. Passo quindi al mettere ai voti. Prego. Il consigliere Marcon chiedeva di mettere ai voti l'emendamento di fare la convenzione per soli 3 mesi, fino a fine anno quindi, e non per fino al 2016. Ecco, quindi io metto in votazione, per mettere in votazione, allora mettiamo ai voti l'emendamento proposto dal consigliere Ezio Marcon, tenendo conto anche dell'intervento fatto a replica dall'assessore Ganassi. Chi è a favore dell'emendamento proposto dal consigliere Marcon alzi la mano. 2 voti favorevoli. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? 8 contrari. Passiamo quindi alla proposta di accettazione sì. Sì, possiamo farla adesso come dichiarazione di voto, che non ho, sì. Sì, però per prorogarlo bisogna rientrare in consiglio comunale, bisogna riconvocare il consiglio comunale e rientrare in consiglio comunale. Quindi grazie Don Sergio, grazie infinite, grazie. Sì, per poter, se noi accettiamo la convenzione per 3 mesi, poi per rifarla, se dovessimo poi allungare i termini, dobbiamo riportarla in consiglio comunale, quindi con ulteriore aggravio dei tempi. Se invece è così, noi possiamo resta fino al 2016, sperando di non doverne usufruire fino al 2016, possiamo con un mese di preavviso cedere il contratto. Ecco, questa è la motivazione. Sì, passiamo quindi all'accettazione della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra il comune di Rossano Vento e il consorzio di polizia locale nord-est vicentino. Quanti sono favorevoli? Hai ragione, domando scusa. Dichiarazione di voto. Credo che le due risposte date dall'assessore e dal sindaco siano state un po' diverse. L'assessore ha detto ci impegneremo da gennaio già a risolvere il problema con personale interno e il sindaco ha dato una risposta leggermente diversa del tipo vedremo cosa potremmo fare, affronteremo la cosa il prima possibile. Io chiedevo che in tempi ragionevoli venisse risolta. Se mi date una risposta certa e definitiva, io do il mio assenso, perché credo che questa soluzione sia una soluzione per tamponare l'emergenza attuale. Non credo sia il caso di portarla avanti per 3 anni. Ho già spiegato il senso di questa frase. Se noi abbiamo una convenzione per 3 anni, è vero che possiamo recedere, ma sappiamo che abbiamo altre emergenze da affrontare e questo, in qualche modo, questo capitolo è chiuso. Credo sia opportuno fare una convenzione con una scadenza inferiore, o altrimenti avere un impegno preciso all'amministrazione che mi dice entro il 2014 o la data che decidete voi ci impegniamo a risolvere il problema con mezzi differenti. Non so se sono stato chiaro. Sì, ma io sono stata altrettanto chiara quando ho detto che non dipende solo dalla volontà dell'amministrazione, perché, ripeto, questa amministrazione sono 3 mesi che cerca di trovare altre formule consentite dalla legge che ci permettono di avere del personale all'interno dell'ufficio polizia locale.
La legge in questo momento non prevede nuove assunzioni. Allora, nel momento in cui noi dobbiamo andare a creare delle nuove assunzioni, anche con la mobilità interna, possiamo gestire la mobilità interna solo per un personale amministrativo o per una persona amministrativa che va a ricoprire un incarico tale all'interno del corpo di polizia municipale, perché per diventare vigili non serve che io sposti una ragazza o un ragazzo da un ufficio e lo metta a fare il vigile, servono delle altre cose, servono dei corsi specifici, serve la possibilità di avere un'arma e tante altre cose che in 3 mesi non posso promettere di renderle fattibili. Invece, se io mi impegno, come abbiamo detto che ci impegniamo, a risolvere il problema nel più breve tempo possibile, non è un piacere che io faccio all'opposizione o un impegno che prendo con l'opposizione, è un impegno che prendo di fronte ai concittadini di Rossano che hanno bisogno di un ufficio che funzioni nelle more della legge e nei tempi che la legge mi consente di attuare. Se domani il Consiglio dei Ministri dice che libera le assunzioni, che posso assumere 3 persone, sicuramente di queste 3, 2 saranno vigili. Ma se questo non succede, io non posso vendere la pelle dell'orso se l'orso prima non ce l'ho in casa, quantomeno non ucciso, ma in casa. Altre dichiarazioni di voto? Sì, Marco. Ecco, certamente avrei preferito che fosse stata accettata, diciamo, il mio emendamento per arrivare alla convenzione fino a fine anno. Ho recepito le risposte dell'assessore a bilancio, dove ha assicurato l'intero Consiglio Comunale che comunque, in ogni caso, la spesa del personale nel 2013 non sarà superiore a quella del 2012, che è il tetto. Certamente non so quante ore potremo fare di vigilanza, ma comunque siano anche poche, ma necessarie, e per cui credo sia, diciamo, accettabile questo discorso. È accettabile, e vedo che l'amministrazione è d'accordo, che nel caso, nel 2014, parlo sempre sotto il livello tecnico, non ci sia la disponibilità finanziaria per fare una vigilanza come si vorrebbe, si cercherà di sopperire con personale interno, per cui il mio era un discorso soltanto strettamente economico, diciamo, e di star dentro ai parametri delle spese del personale. Sono stato rassicurato, do atto e do fiducia a questa amministrazione di rispettare questo tetto di spesa che è indispensabile per il governo, diciamo, perché siamo sotto il governo, e facendo questo atto di fiducia voterò comunque a favore di questa proposta. Grazie sia al consigliere Marchiori che al consigliere Marcon. Metto quindi ai voti l'accettazione della convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra il comune di Rossano Veneto e del consorzio di polizia locale Nord-Est Vicentino, così come era in cartella. Quanti favorevoli? 9. Quanti contrari? Marchiori Franco, 1 astenuto. Nessun astenuto. Per l'immediata eseguibilità. Quanti favorevoli? 9. Quanti contrari? Astenuto. Franco Marchiori, astenuto. Nessun contrario.